Salve gente da Wrestling89 e benvenuti in questa 40esima puntata della serie Two River. Sembra sia la 40esima. Parlo sempre il conto. Allora ragazzuoli, come sempre in single player, e come non partire dallo shop? Non è da me se non partiamo dallo shop, come avete anche già scritto nei commenti. Ragazzuoli, oggi andremo a fare una cosa diversa dal solito, ovvero andremo finalmente a fare un po' di spargimento di cacca o letame o come lo volete chiamare. Però sono ancora un po' indeciso se prendermi lo Stroutman o l'Ursus da 15.005. Direi di prenderci già quello grosso, dai. Tanto soldi ne abbiamo, quindi andiamo a comprare lo Stroutman. Richiede 220 cavalli, io per sicurezza sono venuto qua con il case, che di potenza ne ha, fino a dir basta. Andiamo subito dalle nostre wacche. Ok. E andiamo. Ho già portato su la pala gommata, visto che il biogas non serve più. La usiamo lì nel dalle wacche per caricare il letame. Andiamo a gira a scacazzare il campo 18, se non sbaglio. Fatemi vedere, sì, il campo 18, che è quello su in cima. Poi passeremo all'erpicatura, vediamo quanto tempo ci resta, al massimo passiamo anche alla semina. Ma penso che comunque come tempistiche saremo giusti giusti finendo di erpicare. Ok, anche perché come vi ho sempre detto, io preferisco far vedere tutti i lavori e far poco dietro le quinte, anche perché comunque come dico sempre, non ho moltissimo tempo per registrare, allora cerco di fare sempre il possibile per portarvi dei video. Comunque riguardo, ragazzuoli, non so se mi ricorderò di mettere il sondaggio o che. Se no mi scrivete nei commenti se questa serie qua sta un po' annoiando o comunque invece ci sono sempre lavori vari e quindi continua bene lo stesso. Io cerco sempre di variare un po', però come sapete i lavori sono quelli. Cerco di farli con attrezzi diversi, cerco di inserire ogni tanto qualche mod carina e cerco di fare il possibile per farvela piacere e farla piacere chiaramente anche a me. Non ho voluto inserire uno span di letame mod, perché comunque lo Stroutman a me sinceramente piace. Volevo inserire il Bossini, ma ho detto abbiamo già un bel carro, usiamo quello di default, visto che comunque anche non, cioè la maggior parte delle volte la gente non usa quello di default ma inserisce mod. Allora noi ci mettiamo in retro, anzi aspettate che non mi ricordo più da che parte si apre, no, allora ci mettiamo frontalmente. Ah, carino anche con la sponda che si apre, in teoria con la palla gommata dovrei riuscire a caricarlo. Quindi noi ci mettiamo qui così. Ok, perfetto. Eccola qui la nostra palla gommata della Liebert. Scusate che prenda giri. Ok, perfetto. Andiamo subito a caricarla. Abbiamo un 60.000 litri di letame. Spero che basti per riempire tutto, cioè per finire il nostro campone. Ma intanto qua non serviva neanche aprire. Sì, serviva. Sentite il rumore. Ok. Così finalmente andiamo anche a vedere come si vede il letame con la nostra Will Smith mod. O Gelmis mod. Gelmis mod. Sai. Ok, stavo pensando di mettere anche un nastrino per caricare il letame, ma ho detto ma alla fine ci sta un attimo a caricarlo.
con 5 bennate è già pieno, quindi non stiamo neanche tantissimo. Abbiamo già anche preparato il nostro caro Gino con l'erpice, così mentre noi finiamo di scacazzare in giro, lui è, si, cioè inizia già ad erpicare con il nostro bello stayer. Ok. Perfetto. Tra l'altro ragazzi, dopo andremo anche a comprare altre pecore perché vedo che la lana va su abbastanza lentamente. Infatti ho spostato prima un bancale di lana perché era pieno, però ce ne sono praticamente solo 3 da quando abbiamo iniziato, quindi sarebbe ora di dare un po' di giri anche alla lana, così da far mai un bel rimorchietto e siamo a cavallo o a pecore. No, pecore, no, che brutta cosa che ho detto. Vabbè. Vabbè ragazzi, non fateci caso. Ok. Vediamo quanto letame è rimasto. Se è rimasto sui 30.000 vuol dire che siamo anche quasi pieni. Vediamo un po'. Portato lo Stradman? Ah, o è già pieno? Era pieno. Ok, dai. Allora, lasciamo. Scusate, abbassiamo la bena, va. Ok, perfetto. Di là si esce, quindi andiamo fuori di qua. Chiudiamo la nostra porticina. Zack. E andiamo a scacazzare in giro. Facciamo il giro di qua. Che cartello è? Guarda, attenzione agli uccelli. Ok. Gira, gira. Raggio d'azione dovrebbe essere 15 metri, quindi noi ci mettiamo già distanziati per vedere bene dove passare. Ma aspettate ragazzi, che forse ho qualche dubbio. Ah no. Sembrava già seminato, ma è perché no, non si vedeva bene. Cavacca, ho detto porca, sto facendo un fail. Ok, direi di partire subito. Abbiamo già, siamo già troppo distanti. Aspettate un attimo, ragazzuoli. Ok, così dovremmo essere giusti. Ottimo. Anzi, ci mettiamo anche un po' più qua. Comunque mi sa che non ci basta il letame per fare tutto il campo. Al massimo poi andiamo anche un po' a liquamare, così da completare il carro con cime naturale. Allontaniamo un po' la visuale. Perfetto, vedete anche la Guelmis Mod. Funziona benissimo. L'hanno fatta un po' chiaro letame, però vabbè, ci sta. Alla fine basta vedere un po', c'è qualcosa per terra invece di vedere solo il campo che praticamente sembra quasi che si bagni e basta, che è una tristezza assoluta a mio parere. Voi non so cosa pensiate. Qua non ci basterà mai il letame. Ok, spegniamo. Ci giriamo. Perfetto. Qua c'è anche la salita, porca miseria se pesa sto carro. Ok, ripartiamo. Pesucchia, eh. Cioè con 300 cavalli non riesco a tirarlo. È perché anche siamo un po' in salita. Quindi andremo a sprecare più letame di quello che
servirebbe perché lo spandiletame lui butta fuori. Eccolo qua, siamo partiti a 20 all'ora. Lui butta fuori la quantità che dovrebbe buttare senza star lì a razionarla, perché andiamo più piano. E vabbè, quel che è. Intanto siamo arrivati a 20, anzi 9.000, quindi abbiamo fatto fuori 20.000 litri. Testa un più verso sinistra. Ok, ottimo. Facciamo giuste giuste due file, mi sa. Un'andata e un ritorno e basta. Ma io direi, senza star qui a fare un altro pezzettino, visto che ho già 4.000 solo, andiamo a riempire di nuovo il nostro spandiletame, che tanto ci sta tutto quello che abbiamo qui in trincea. Praticamente esce mezzo campo. Ok, perfetto. Ci giriamo, ci mettiamo qui così. Apriamo la nostra spondina. Ottimo. E andiamo a riempire di nuovo il carro. Anzi, aspettate ragazzi, che mettiamo il nostro caro Gino già ad erpicare. Quindi dispiega. Non ho messo l'auto tractor perché mi sono dimenticato. Ma visto che il campo è anche dritto, dovrebbe riuscire a farcela tranquillamente senza problemi. Sperando non vada a impigliarsi da qualche parte. Ok, torniamo. Eccoci qua. Torniamo sulla nostra pala gommata. E ripartiamo. Ok, flof 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 flof. Perfetto. Ogni tanto è bello vedere lavori nuovi, anche perché finora non l'avevo mai fatto, quindi neanche nella serie random. La prima serie random forse non avevo neanche le vacche. Sì, 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 le avevo. Ok. Tanto qua abbiamo quasi finito il letame. Vediamo quanto ci manca. 9.000 litri. Ormai vediamo anche il liquame quanto ne abbiamo, così da capire se potremo riuscire a finire il campo o se dobbiamo andare a prendere il digestato al biogas. Ok, tac. Sai. Ok. E questa qua dovrebbe essere l'ultima bennata, se non sbaglio. Vediamo. Infatti. Quindi prendiamo su tutto. Perfetto. Ok, raccolto tutto. Ottimo, così abbiamo anche svuotato la nostra vasca del bio. Sei già pieno? Porca miseria. E questo? Cioè, però non me lo prende se lo riscarico lì. Se me lo prende è buono, se no a me abbiamo buttato via 1000 litri. Vediamo. Invece me lo prende. Perfetto, parcheggiamo la nostra pala gommata. Questi ci sono
le baracche qua. Ma parcheggiamo qui dentro se ci sta, speriamo. Vediamo, sì. Sta un po' fuori, ma... Ma dai, no. È giusta, giusta. Appoggiamo. Ok. Tac, spettacolo. Perfetto. Torniamo a scacazzare. Richiudiamo il nostro portellone. E ricominciamo. Ma tagliamo, tanto... Non è di nessuno sto campo. Tanto Gino continua a lavorare bene. Noi ricominciamo da qua. Ok, ottimo. Siamo un po' più a sinistra. Perfetto. Mezzo campo, giusto giusto, facciamo. Dai, sembra meglio di niente. Comunque non abbiamo speso soldi per il fertilizzante, che è già una buona cosa. Siamo un po' più a destra. Ok. Ah, è bello, bello vedere la quel Miss Mod. Però vi ho detto, l'unica cosa è che potevano farla un po' più scura. Però va bene lo stesso, dai. Ok, intanto abbiamo schivato l'albero. Perfetto, andiamo a riaccendere. Dai vecchio! C'hai 300 cavalli, non tiri. Dai, dai. Ecco qua, sta prendendo velocità. Perfetto. Ottimo, ottimo. Dai. Poi andiamo a vedere quanto liquame c'è rimasto qua delle uache. A vedere se riusciamo o no a fare. Stai più a sinistra. Ok. Stai più a sinistra, cretino. Là. Ottimo. Ottimo, ottimo, qua andiamo a spegnere. Bene. E qua finiamo anche il tutto. Gira. Ok. Vediamo di finire, arrivare almeno a metà campo. No, non ce la faremo mai arrivare a metà campo. Ma vabbè, dai. Perché è dai. Ok, finito ragazzi il letame. Quindi aspettate, andiamo a riavvicinare un po' la visuale. Lo spandiletame lo parcheggiamo qui dai nostre, dalle nostre uacche. Non vado a prendere letame dai beef perché tanto dovrebbe essere poco o niente. Quindi tanto vale non andare a prenderlo. Ok, parcheggiamo a fianco alla vasca perché tanto sotto alle tettoie in teoria non ci sta mai. Che tanto è troppo grosso questo qua. Quindi lo mettiamo qua così. Ok. Perfetto. Vediamo un po' quanto liquame abbiamo. Con cime liquido 27.000 litri. Ma io direi di lasciarlo là.
Quindi direi di andare a prendere il biogas. Ragazzi, faccio un piccolo stacco e ci ritroviamo con la botte e la bottona da trasporto. A tra poco. Eccoci qua, ragazzi. Dovrebbe arrivare anche Gino, forse, prima o dopo. Pino, scusate. Gino è la che sta erpicando. Questo qua è Pino. Eccolo qua che arriva. Con la bottona. Ok, direi di fermarlo. Magari lo tiriamo anche in parte, che se Gino deve far manovra non ingombra. Ok, vediamo di metterlo qui, così. Abbiamo un 50 ml in totale, dovrebbero bastare in teoria, forse. Allora, vediamo di muoverci, anche perché Gino mi sa che è già arrivato nella parte dove non è concimato. Vediamo subito. Infatti, aspettate un attimo, ragazzi, che fermiamo un attimo Gino. Abbiamo fermato qua. Perfetto, andiamo a liquamare adesso. Quindi andiamo giù in fondo. Pesucchi anche la Bossini qua. Tra l'altro è uscita la nuova versione, la 3 V3 o 3.1, non mi ricordo più. Magari più avanti potremmo aggiungerla per utilizzare i vari accessori che il caro Gaming Evolved ha fatto veramente un capolavoro su questa botte, e non sarebbe una brutta cosa quella di andare a usarli. Quindi magari prossimamente andremo ad inserire la V3. Quindi salutiamo questa qui e andiamo a prendere la V3. Vabbè, potremmo anche tenere sempre la solita livrea originale e non la Black Beauty o cose varie. Sinceramente la Boschini mi piace original. Poi va sempre a gusti, sapete ragazzi. Mi sa che anche con questi giri qua, non riusciremo a finire il campo, porca miseria. Quindi mi sa che toccherà fare anche un altro giro. Non finiremo mai sto campo. Toc. Gira, 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 gira. Ok. Andiamo a riattaccare. Perfetto. Ottimo. Poi rimettiamo Gino a erpicare. Guardate che bello il particle e texture del liquame quando esce. Spettacolo. Volete una zoomata così vi smerdate che voi. Toh, flof flof flof. Ok, adesso puzzate pure voi. Dai vecchio, devi arrivare almeno alla fine. Sì, alla fine arriviamo. Arriviamo. Forse. Insomma. Dai! No, voglio fare 50 ml viaggi. Ma ci andiamo a prendere quello dalle Wacche. Così siamo a posto. Un po' più verso sinistra. Facciamo i 15 km orari, neanche male. Direi che va più che bene. Dai, che ce la puoi fare arrivare alla fine del campo. Dai. 3000. Sì, arriviamo, arriviamo. Giusti, giusti, arriviamo. Però al prossimo giro mi sa che non arriviamo perché abbiamo cominciato già a metà campo prima. Ottimo. Quindi direi di affiancarci alla bottona e rifornire. Ragazzi, faccio un piccolo stacco perché sennò qua la puntata viene lunghissima, anche perché mi sa che per questa puntata facciamo solo concimazione campi. Ci ritroviamo verso la fine del campo. A tra poco. Ok ragazzi, ultimo passaggio di liquamatura. Sperando ci basti il liquame, ma presumo di no.
E abbiamo dovuto praticamente prendere anche quello delle vacche perché non avevo voglia di fare un altro giro a biogas per far questo pezzettino. Abbiamo fatto le ultime due file con il liquame delle vacche e così riusciamo a finire senza starla a fare avanti e indietro. Intanto lì vediamo che è in mezzo ai piedi la botte. Aspettate, adesso arriviamo su, che tanto non ci basta il liquame. E andiamo a ricaricare e spostiamo la nostra botte. Per un niente non ci basta. Porca miseria. Vabbè dai. Tac, finito. Allora noi andiamo qua su. Ci mettiamo qui di lato. Anzi, ci mettiamo così. Quanto alti. Andiamo a prendere il nostro Nevoland. Questo qua è il liquame, gli ultimi litri cioè di liquame delle wacche, poi non abbiamo più nulla. Quindi tasto O, perfetto. Andiamo a vedere un attimo, vedete ragazzi. Ah, il concime è quello che avevamo avanzato prima. Concime liquido invece è a zero. Ok, andiamo a ricaricare la nostra botte. Questa qua in teoria dovrebbe svuotarsi praticamente del tutto. Vediamo un po'. Gino intanto continua a lavorare. Dai! Guardate Case come si muove. Bla 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 bla. Ok, svuotata anche la botte. La botte da trasporto, allora direi di parcheggiarla qui così. Prendiamo sul nostro cage. Allontaniamo così da vedere dove scacazziamo o spiscettiamo, come preferite. Ok, ottimo. Finiamo questo pezzettino e poi ragazzi si può chiudere perché abbiamo con l'etame abbiamo fatto un 20 minuti, però dai, è un lavoro nuovo, un lavoro che non si fa molto spesso e quindi ci sta una bella puntatina così. Aspettate, non ci vedo. Facciamo visione interna. Ok, direi di parcheggiare qua a fianco, poi sistemo i mezzi dietro le quinte. Ok, ragazzuoli, direi che anche per questa puntata è tutto. E, come vi ho detto già all'inizio, fatemi sapere se magari mi ricordo magari anche di mettere il sondaggio, se questa serie qui continua a piacervi. Se invece vi sta annoiando, ok, spero di no. Più avanti andremo a fare anche il lavaggio delle patate, visto che abbiamo anche già inserita la lavapatate. Nulla, ragazzi, per dire che per questa puntata è tutto. Gino vi saluta, anche se non so dov'è. È giù in fondo, eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo. Ciao Gino, ci vediamo alla prossima. Perché c'è un pezzo. Vabbè. Ciao Gino, ci vediamo alla prossima. E ragazzuoli, come sempre lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete. Noi ci ritroviamo nel prossimo episodio. Ciao gente!